Salve a tutti, bentornati a Flash News, l'appuntamento con l'informazione in onda da lunedì al venerdì alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Quest'oggi sono in compagnia di Francesca Corizza. Buonasera a tutti. E insieme vi parleremo della Pasqua, una Pasqua a Napoli caratterizzata dalla presenza di tantissimi turisti. Infatti è pienone nella città di Partenope con una pacifica invasione di turisti, soprattutto provenienti dal nord Europa. Eh sì, perché tantissimi in tutto il mondo hanno deciso di trascorrere qui a Napoli, in Campania, le loro vacanze pasquali e fino al 1° maggio saranno qui nella città di Napoli a trascorrere le loro meritate vacanze. E si può dire che effettivamente questa sarà la prima vera e propria sfida per l'amministrazione di Manfredi, soprattutto dopo il periodo passato del Covid. Certo, perché dopo 2 anni di Covid, finalmente quest'anno si potrà festeggiare appunto la Pasqua con tutte le iniziative del caso, quindi picnic presso i parchi cittadini che prima invece erano chiusi, ma sarà anche una sfida per le strade che sappiamo benissimo non sono pulite, non sono pienamente pulite, e questa è la sfida di Manfredi, quella di garantire strade pulite a tutti i cittadini, a tutti i nostri visitatori provenienti da tutto il mondo. Non solo, sarà infine una sfida per quanto riguarda la movida turistica. Infatti si sta pensando di aiutare tutti i turisti presenti qui nella città della città campana per facilitarli in quelli che saranno i pagamenti e gli spostamenti attraverso delle applicazioni apposite. Certo, queste quindi saranno le sfide che l'amministrazione di Manfredi, quindi ricordiamolo a tutti i nostri telespettatori, è entrata appunto nell'amministrazione, appunto entrata nell'ottobre scorso, e da lì è riuscita a fare grandi passi avanti per la città di Napoli. Questa è ancora un'ulteriore sfida, un ulteriore passo avanti per questa amministrazione, che quindi auguriamo appunto a tutti gli addetti ai lavori di fare un buon lavoro, e soprattutto siamo sicuri che faranno un buon lavoro per queste vacanze pasquali. Noi della redazione di Per Sempre News vi auguriamo una felice Pasqua. E vi ricordiamo che ci sarà un appuntamento, il prossimo appuntamento con Flash News ci sarà martedì alle 19, sempre sui canali social di Per Sempre News. Auguri a tutti. Buona Pasqua.